Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo a Firenze, siamo con l'amica Elena Mollini, piccola farmacia letteraria, un'idea rivoluzionaria che è piaciuta tantissimo anche all'estero. Elena, intanto buongiorno, come ti è venuta questa bellissima idea? Ciao, buongiorno. Questa idea mi è venuta proprio dal mio lavoro in libreria. Io ho lavorato per anni in una libreria di catena e notavo come le persone chiedessero via via consiglio sempre in base ai propri stati emotivi, magari erano tristi, si erano appena lasciati, avevano bisogno di tirarsi un po' su, e in base proprio a quello ho deciso di creare direttamente delle macro categorie nelle quali inserire libri e applicare sui testi direttamente dei bugiardini, nei quali sono contenute indicazioni, effetti collaterali e posologia, proprio come delle medicine, però non c'è bisogno di ricetta, diciamo. Noi ci siamo già conosciuti, in realtà abbiamo fatto un collegamento in videoconferenza Skype, adesso invece ci vediamo dal vivo. E la risposta della clientela, dei, diciamo, virgolette, ovviamente, pazienti a questa iniziativa? Guarda, c'è stata tantissima risposta, le persone vengono da tutta Italia, dalla Spagna, perché sono usciti tanti articoli anche sulla stampa estera, sono venuti anche dall'America, perché magari hanno visto sul giornalino di EasyJet, ci sono stata tantissima copertura stampa, quindi diciamo che oltre a essere una cosa nazionale, anche un pochino all'estero comunque le persone sono arrivate. Senti, diciamo il consiglio che va per la maggiore, non so, se ci puoi fare proprio un esempio pratico, magari proprio mostrandocelo, facendoci vedere, ecco, questa bella esposizione che tu ci dicevi essere sempre in movimento, sempre in cambiamento, no? Sì, mi piace molto sia cambiare i testi che propongo, sia comunque spostare, creare nuovi spazi, creare nuovi consigli di lettura, magari anche delle scatoline dove inserire dentro magari delle case editrici particolari o dei testi che mi sono piaciuti particolarmente. Ecco, mi piace sempre variare e sempre far trovare alle persone che tornano delle cose nuove. Allora, illustraci proprio, prendiamo un romanzo a caso con un bugiardino che magari vediamo, ecco, proprio in presa diretta, qualcosa che abbiamo proprio sotto mano. Haig, come fermare il tempo. Io propongo questo libro come un percorso per ritrovare se stessi. Lo consiglio perché è un testo dove, diciamo, il protagonista vive da 400 anni e improvvisamente si innamora e quindi deve cambiare il suo modo di vivere, deve riscoprire se stesso. E è un testo molto molto bello, io lo consiglio spesso alle persone, però diciamo le cose che vanno un pochino di più sono il mal d'amore, la bassa autostima, il ricominciare, anche il cambiamento, diciamo tutto ciò che è legato a un punto di rottura e a un passo in avanti nella vita. Le persone sono molto interessate a queste tematiche. E allora, Elena, io voglio chiedere a te un saluto a tutti gli amici italiani all'estero che ci guardano, ovviamente, magari, ecco, invitiamoli a venire alla piccola farmacia letteraria a Firenze. Ciao amici italiani dall'estero, io sono Elena della farmacia letteraria, vi invito qui da me a Firenze in via di Ripoli 7 Rosso, a Gavinana.